come nascono i nuovi farmaci? Come fanno le grandi imprese farmaceutiche a fare ricerca? Ce lo siamo fatti raccontare da Virginio Oldani, responsabile della ricerca clinica di Novartis Pharma, qui a Torino in occasione del 36° congresso nazionale della Società Italiana di Farmacologia, dove appunto il dottor Oldani ha presentato la pipeline di Novartis. Allora, dottor Oldani, innanzitutto, prima di entrare poi nel merito nei farmaci che lei ha presentato, ma come è organizzata la ricerca adesso di una grande azienda farmaceutica? Cosa è cambiato negli ultimi tempi? Beh, è cambiato molto, parecchio, come modello di approccio, perché si passa da un approccio su grandi patologie, grandi popolazioni, dove anche l'effectiveness dei farmaci era a volte anche inferiore alle aspettative, intorno al 50-60%, a modelli di ricerca più concentrati su patologie più ristrette, come per esempio le patologie orfane, oppure patologie multi-target, quindi si lavora sul meccanismo d'azione, molto sulla parte molecolare, della biologia molecolare, e si testa in modelli più di popolazione più selettiva, dove ci si aspetta una risposta molto, molto marcata e molto più facile, poi l'estensione eventualmente a indicazioni più ampie. E perché sta succedendo questo fenomeno? Sta succedendo questo fenomeno fondamentalmente perché, primo, è difficile trovare qualcosa che superi quello che c'è già nel panorama. Secondo, perché c'è molto attenzione su aree dove c'è ancora un bisogno terapeutico, prima di tutto. E poi c'è una questione di sostenibilità economica, evidentemente. Quindi trovare dei farmaci che sono più, diciamo, mirati al paziente giusto, al momento giusto, è anche efficiente sia per l'industria che anche per il sistema sanitario. Bene, veniamo appunto alla ricerca della sua azienda, che tra quelle delle grandi multinazionali è una di quelle più produttive. Quali sono i numeri di Novartis Pharma? Sì, io ho presentato qua in questa sede la pipeline di quello che aspettiamo nei prossimi 5 anni solamente nella parte di Novartis General Medicine, quindi escludendo tutta l'oncologia e i vaccini, 17 nuove molecole, 9 nuove indicazioni e anche alcune nuove formulazioni, diciamo, di farmaci già esistenti. Dal punto di vista organizzativo, ecco, nell'ambito ovviamente delle cose che può condividere con noi, ma come è organizzata Novartis Pharma? Come fate a mettere a punto tutti questi farmaci? Beh, chiaramente abbiamo dei grandi poli che si occupano di drug discovery, quindi di ricerca, sparsi per il mondo. Forse il più grande che abbiamo è a Boston, nel Massachusetts, si chiama NIBR, Novartis Institute for Biomedical Research, e poi c'è tutta la parte di sviluppo clinico, invece ne è fatta fondamentalmente in tutto il mondo. L'Europa ovviamente fa una gran parte di questo sviluppo clinico, e l'Italia direi anche uno forse dei paesi che fa di più. Bene, lei qui ha parlato di diversi farmaci, io appunto per ragione di tempo mi soffermerei sui due che sono un pochettino più vicini, può entrare ad essere approvati dalle autorità regolatorie europee. Lei ha presentato innanzitutto la serelaxina, un farmaco per lo scompenso cardiaco acuto, e vorrei che ci dicesse di che cosa si tratta, come agisce e quali sono i principali dati al sostegno della sua eventuale approvazione. Okay, beh, la serelaxina, conosciamo, è un ormone della gravidanza, questa che abbiamo in sviluppo clinico è ovviamente una molecola ricombinante, attualmente in fase registrativa in Europa e anche negli Stati Uniti, dove ha anche avuto lo status di breakthrough therapy. In Europa siamo in fase avanzata, quindi attendiamo nei prossimi mesi un parere da parte del CHMP, la indicazione perché stiamo registrando è lo scompenso cardiacuto, come ha detto. I risultati sono stati molto promettenti negli studi pivotali, e addirittura con dei dati di riduzione della mortalità a 6 mesi. E quindi qual è il setting clinico in cui dovrebbe essere impiegato? Il setting clinico è assolutamente il pronto soccorso nelle prime ore dall'episodio di scompenso cardiaco acuto. È un farmaco per bocca, per via endovenosa? È un farmaco che si dà in infusione continua per 48 ore. Bene, passiamo al secondo, il secukinumab, quindi dal nome si capisce che è un anticorpo monoclonale, contro quale bersaglio agisce e di conseguenza qual è il suo poi ambito di impiego clinico, quale dovrebbe essere? Secukinumab è un anticorpo monoclonale umano diretto contro l'interleuchina 17, fondamentalmente in patologie di tipo immunitario. Attualmente siamo appena recentemente depositato in Europa un dossier nell'indicazione psoriasi, ma chiaramente, visto il meccanismo d'azione, proprio seguendo quell'aspetto meccanicistico che abbiamo discusso prima, avrà successive indicazioni in patologie della stessa area, come per esempio l'artrite reumatoide.
Quindi un anticorpo monoclonale a tutto campo in questo ambito di infiammazione, di patologie infiammatorie. Sempre, diciamo, con il concetto della targeted therapy, cioè un artrite reumatoide non to cure, ma dove l'interleuchina 17 svolge un ruolo. Quindi molto importante lo sviluppo parallelo dei biomarker insieme allo sviluppo clinico dei farmaci, che permettono di selezionare molto prima, già in fase di sviluppo, quali sono i pazienti più propensi a rispondere meglio al farmaco e magari meno propensi a sviluppare invece delle reazioni avverse.